Qualcuno gradisce i cuscini? Miau, buongiorno! Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ve lo da Chicca che si mette sempre qua, è vero Lu? Sì. Buongiorno! Buongiorno! Ditemi voi ragazzi se è normale questa posa per farsi massaggiare il pancino, zona preferita di Thor. E tuo amore? La sua zona preferita invece è il sederino, le piace tantissimo. Ogni cagnolino ha la sua zona preferita di grattini, è vero? E chi mi ha rotto così la ciabatta? Chi è stata? Ciao, Attaccata da... Guarda come fa per tirare... ti ho messo gli occhiali? Dammi gli occhiali. Dove sei? Eccoli! Tutti e due. Quanti bei baci, Geloso geloso, poi Marco. Flo? scodinzola, però Flo? povera Flora. Dunque, ragazzi, facciamo un attimo il punto della situazione perché avendo filmato gli animali non so bene quanto si sia capito. Comunque, dopo pranzo ho prima letto un po' perché ne avevo proprio voglia, poi mi sono messa a lavorare. Tra l'altro, sto lavorando a una cosa che secondo me vi piacerà molto e non vedo l'ora poi di potervene parlare, almeno vedendo. Tra i racconti e i romanzi che ho scritto, quali avete preferito? Penso che questa cosa vi piacerà. Comunque, più avanti vedremo, non vedo veramente l'ora di concludere tutto quanto, sono molto emozionata. Comunque, poi c'è stata una piccola interruzione con i ragazzacci e ci tenevo appunto a dirvi che Flora, da dopo l'intervento, è veramente 1000 volte più attiva. E probabilmente a livello ormonale era proprio tanto scombussolata e questo doveva buttarla veramente giù. Infatti, nonostante ci sia stato quell'intoppo, sono contentissima di averle fatto fare questo intervento perché la vedo rinata ed è un piacere vederla così. Poi nella quotidianità noi ce ne rendiamo molto di più conto di quanto sia più attiva, fresca, di quanta voglia in più abbia di giocare. È veramente meraviglioso. Comunque, detto questo, io mi sono cambiata perché adesso scendiamo in garage per fare un paio di lavori. Allora, un lavoro sarà di pulizia perché, wow, lui, sono uscito, wow. Aggiungiti un attimo, Lu, aiutami un attimo. Sparito. Inghiottito dalla cucina. Comunque vi stavo dicendo, faremo due lavori, uno di pulizia perché comunque la legnaia, come sapete, siccome dobbiamo sistemare un paio, no, scusate, il garage, siccome dobbiamo sistemare alcune cose in legnaia, l'abbiamo utilizzato anche come legnaia, quindi abbiamo tagliato lì della legna. Luca, quando doveva fare il cemento, l'ha fatto lì, per cui si è impolverata tantissimo la zona. Poi ovviamente in un futuro saremo organizzati un po' meglio, questo non accadrà. Comunque, sta di fatto che la zona si è impolverata. Come sapete, lì noi abbiamo la nostra piccola palestra, quindi desidero pulirla un po'. E poi dobbiamo fare un'altra cosa e non so bene come dirlo. Aspettavo Luca, ma sta mangiando. Fai vedere cosa mangi. Buonissime. Buonissime. Dicevo, come posso dire senza dire troppo? La pulizia, l'ho detto, dobbiamo farla. Ho detto che abbiamo tagliato lì la legna, il cemento, si è creata tanta polvere. Poi, in generale, sistemando la legna, comunque, si è sporcato di Comunque più per forza. l'ambiente. L'anno Poi prossimo, poi. anche con tutti i sacchi di sabbia e cemento che ho dovuto fare poi per la recinzione, lì ho sporcato tantissimo con la sabbia, però soprattutto col cemento. Sì, dicevo, poi quando sistemeremo la legnaia sicuramente l'organizzazione sarà diversa. Quindi dobbiamo fare pulizia. Poi dobbiamo fare l'altra cosa, ma come la dico? Secondo me bisogna C'è dirlo. allora, c'è una struttura, poi a voi la fantasia, tanto vi conoscete, quindi penso che la maggior parte di voi Ricapirà. potrà indovinare. Comunque abbiamo una struttura che Luca aveva creato per le Calopsiti. E chi ci segue proprio dai tempi di Savona si ricorderà. Poi non volevamo utilizzarla per le calopsiti per diverse ragioni, poi sapete quello che è successo, vabbè, è andata così e quindi abbiamo pensato di mi hanno rubato un calzino. Cosa se lo mangiano? No, l'hanno rotto, mi hanno rubato, non so i vostri ragazzacci se lo fanno, ho lasciato oggi stupidamente aggiungerei, guarda come lo distrugge, e stupidamente aggiungerei le mie calze qua di sotto dalle scarpe, puff, sono sparite.
E giocano come due pazzi, come se non avessero giochi, poi no, vabbè. Comunque, e dicevo, c'è questa struttura che vogliamo rinnovare, non Sì. sprecare, che Luca ha costruito Sì, quando sfruttare eravamo. per sa questa cosa. Esatto, che non sappiamo quando ci sarà, non si sa niente, però ci vogliamo portare avanti per non essere poi, All'ultimo. sì, come era successo con Sì. Annabelle, che era arrivata così all'improvviso. Boh, basta, non dico più niente, ragazzi, che ho parlato fin troppo, scendiamo di sotto e diamoci da fare. Dunque, iniziamo proprio dalla struttura di cui vi parlavamo, che è questa, ragazzi. Eccola qui, non fate caso, ora dobbiamo ancora pulire, per terra si vede che c'è tantissima polvere, proprio per questa ragione vogliamo iniziare dalla struttura. E Lu, che cosa iniziamo a fare oggi come modifiche? Allora, togliere questi cancelletti, a togliere tutti, come posso chiamarle, questi steccati, le Le aste. aste dentro e a ricoprire, se riusciamo, qualcosina, perché comunque tutto andrà ricoperto con quel legno lì. Ok, sì. Come avete visto, ragazzi, abbiamo preferito alla fine fare come quest'estate, ovvero lavare tutto quanto fuori con la pompetta, perché c'era veramente molta polvere e alla fine così ci mettiamo un attimo, visto che abbiamo lo spazio possiamo farlo, è molto veloce e la polvere se ne va via subito. Come avete visto, ho anche spolverato alcune zone all'interno. Adesso passiamo la scopa a terra e poi lo straccio. Dunque, ragazzi, come avete visto, ho passato la scopa, poi lo straccio, poi ho alzato i tappetini, ho ripassato la scopa, ho ripassato lo straccio. Domani, quando è tutto asciutto, voglio passare il vaporetto, non tanto per il pavimento, perché la piastrella che c'è in garage è una di quelle piastrelle che si pulisce veramente benissimo, con una gran facilità. Avete presente quelle lucidissime, proprio che lo straccio passa bene, ma voglio passarlo per il tappetino, che invece è un po' più poroso e preferisco andare giù di vapore. Sapete, io amo pulire con il vapore, mi piace tantissimo. E come avete visto, l'ambiente era abbastanza trascurato. Infatti, noi ci allenavamo qua nell'ultimo periodo proprio perché giù era così. Però abbiamo rimandato questa pulizia perché Luca stava facendo questi lavori. Mi aveva detto: è inutile che puliamo adesso, aspettiamo che io finisca e poi facciamo. Infatti, adesso che ha finito la staccionata, ci siamo messi giù per sistemare tutto quanto. E a tal proposito volevo aprire un attimo una piccola parentesi, una riflessione con voi. A volte ho ricevuto dei messaggi in cui mi dicevate: io non riesco a fare tutto, mi sento in colpa perché trascuro delle cose. Comunque messaggi di questo tipo. Ma ragazzi, è normalissimo trascurare qualcosa, è normalissimo avere dei periodi più pieni, più intensi, in cui non riusciamo a fare tutto. È normalissimo a volte non sentirsela di fare tutto, essere stanchi, ed è anche normale che poi uno desideri anche vivere. Magari ci sono dei periodi a livello lavorativo che sono più intensi, dei periodi in cui abbiamo più cose da fare, lavori anche più pesanti e qualcosa resta da parte. Io in questo, ragazzi, non ci vedo nulla di male. Secondo me è proprio, ripeto, normalissimo. E a tal proposito volevo ripetervi la frase che mi disse qualche anno fa una mia carissima amica, che mi è rimasta molto impressa perché la trovo veramente molto bella. Mi disse: è la casa che deve servire a me e non io che devo servire alla casa. Nel senso che è giusto occuparsi della casa, tenere pulito, ordinato. Sapete che
Io sono la prima a dire sempre che vivere in un ambiente pulito e ordinato dà tantissimi benefici, ma non bisogna impazzire per questo, altrimenti perdiamo tutti quanti i benefici. Ad esempio, in questo periodo io ho parecchie cose da fare anche al di fuori del canale, che voi non vedete più tanti lavori pesanti, quindi qualcosina a volte resta indietro. E proprio, guardate, proprio facendo questo argomento mi collego a una cosa che mi è successa qua sul canale. Un po' di tempo fa, ora non ricordo quando, avevo condiviso qua con voi la pulizia della sala, una pulizia più intensa perché in quei giorni avevo trascurato la pulizia di questo ambiente perché c'eravamo giù, 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 tor, giù, giù, giù. C'eravamo occupati, sempre prepotente, c'eravamo occupati della recinzione fuori ed era stato un lavoro veramente molto pesante. E qua la sala, se io la trascuro un po', nel senso che passo solo l'aspirapolvere, non sposto il divano, ecco queste cose qua, guardate che prepotenza, si nota tantissimo ragazzi, perché è l'unico ambiente della giù giù tor, giù 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 deve infilarsi per forza, ma dicevo è l'ambiente che si sporca di più perché c'è la stufa e scodinzola, è bello contento di essere prepotente, dicevo c'è la stufa che crea tantissima polvere, ci sono sempre i ragazzacci, l'ambiente che viviamo di più, poi sì ci cambiamo le scarpe per l'esterno, ma a volte non lo facciamo, sono proprio sincera con voi, no? Poi in quel periodo eravamo molto stanchi per quei lavori esterni e quindi avevo sempre passato l'aspirapolvere, ma non avevo spostato il divano per qualche giorno e qua si vede tantissimo, ripeto. E comunque sotto quel video ho ricevuto tantissimi giudizi negativi, del tipo che non era vero che quello era lo sporco solo dei cani e della stufa, non era vero che avevo trascurato qualche giorno. Io ragazzi, lo so che per carità potete, siete liberissimi di non credermi, ci mancherebbe, ma io vi ho detto la verità, sono tranquilla. Infatti quei commenti non mi avevano toccata più di tanto, proprio perché sapevo di avervi detto la verità e basta. Cioè era andata così, ma io non so come dirvi, non mi sentivo in colpa per aver trascurato questo ambiente. E poi ricordo che qualcuno scrisse, ma se non vuoi ricevere queste critiche, non dovresti neanche mostrare queste cose. Ecco, questo secondo me è un messaggio proprio sbagliato, nel senso che nella normalità accade anche questo. Io con quel video avevo semplicemente voluto mostrarvi che a volte qualcosa resta da parte e che non succede proprio nulla. Appena si ha il tempo, si recupera. Non vedo il motivo di nascondere cose di questo tipo perché onestamente non ci vedo nulla di vergognoso, nulla di grave, di sbagliato. E questo è il mio pensiero, ragazzi. Quindi qua su questo canale continuerete a vivere, sono un po' stanca, a vedere una vita normale, ragazzi, una vita in cui non tutto è sotto controllo, la casa non è sempre perfetta, sì, lo so che hai fame, in cui la casa non è sempre perfetta, in cui a volte ci sono delle zone più trascurate, dipende tantissimo dai periodi. Come oggi vi ho mostrato, la palestra di sotto è più trascurata, ma io non penso che era più trascurata, non penso che queste siano cose sbagliate da nascondere. E a volte vedo proprio, ve lo dicevo anche su Instagram questo, che tanti si lamentano, sui social le vite sembrano perfette, sembra. Poi appena c'è un pizzico di normalità, di imperfezione, se vogliamo chiamarla così, ma non la reputo tale, subito c'è, cioè subito accanimento. Poi a me questi commenti non avevano toccato, ve l'ho detto, perché sono proprio tranquillissima, io so che mi do un grande da fare, so che però voglio anche vivere, quindi non voglio impazzire dietro le cose, so che desidero un ambiente ordinato e pulito, ma appunto, secondo me, cercando giù, Thor, che prepotente, cercando il giusto equilibrio. Niente, vuole proprio venire, ragazzi, dove siete voi? Non ce la faccio, lo sto spingendo giù a un faccino. E dicevo, cercando un equilibrio, ma senza appunto impazzire. E poi, per carità, di sicuro c'è chi riesce magari a fare tutto, a organizzarsi sempre bene, tanto di cappello, veramente vorrei essere anch'io così, ma ragazzi, scusa, dai, tor giù, giù.
Non ce la faccio, ragazzi, con questo ragazzaccio. Adesso vuol giocare, giusto? È che in realtà hanno una fame da matti. Adesso devo preparare cena per tutti. Sono tutti affamati qua. Scusate per questa chiacchierata praticamente in alto mare, con tono come se ci fossero state delle onde. Spero che quello che intendevo dire sia risultato chiaro, nonostante le interferenze. Guardatelo. Guardate che prepotenza. E una cosa che non vi ho detto è che alla fine forse ci ho rinunciato, ragazzi. Sì, perché vi stavo per chiudere la clip. Ecco perché ho captato questa cosa. E dicevo, una cosa che non vi ho detto, che abbiamo lasciato in sospeso il progetto di quella struttura perché ci abbiamo messo molto più del previsto a progettare i cambiamenti. Quindi volevamo occuparci anche della pulizia della palestra, abbiamo preferito dividere i tempi in questo modo. Tanto per quella struttura non abbiamo fretta, mentre la palestra vorremmo ricominciare a viverla un po' di più, visto che ha finito di fare il lavoro della staccionata, ecco, vorremmo ritornare ad allenarci di sotto, anziché qua, e quindi abbiamo preferito dividere il tempo in questo modo. Poi vi farò vedere nei prossimi giorni, non so quando ci metteremo, vi farò vedere i progressi, però mi piace come l'abbiamo studiata, mi piace. Adesso che abbiamo terminato cena e che è anche bello buio, sono quasi le 9, guardate che bella luna, non so se la vedete. Comunque adesso che abbiamo, c'è la luce accesa qua fuori, per questo si vede qualcosa, è Flora che ovviamente abbaia. E dicevo che bello buio, andiamo a mettere le sorelle Belle nella stalla. Dovete sapere che loro vogliono andare nella stalla proprio quando è buio, buio, buio. Se c'è ancora un pizzico, pizzico di luce, non vogliono andare nella stalla. Quindi aspettiamo sempre proprio l'ultimo momento. Bene ragazzi, anche oggi siamo arrivati alla fine di questo video. Siccome io, piccola parentesi, ho bevuto molto poco oggi, mi sono dimenticata di farmi i miei beveroni, tutto quanto, rimedierò stasera con una bella camomilla. Niente, come vi dicevo, siamo arrivati alla fine del video, mi auguro con tutto il cuore che vi sia piaciuto. Se non siete iscritti al canale, mi raccomando, iscrivetevi, supportate il video con un like e noi ci vediamo martedì con un nuovo video.